E Radio Radicale, siamo con Andrea Orsini, capogruppo di Forza Italia in Commissione Esteri, per capire com'è andata oggi la votazione sul testo base per la ratifica del MES che spettava alla vostra Commissione. Allora, è stato adottato un testo base? È stato adottato un testo base scegliendo fra due proposte avanzate dall'opposizione. Trattandosi di un provvedimento in quota all'opposizione, ci è sembrato un atto di correttezza istituzionale lasciare che fosse l'opposizione a decidere quale dovesse essere il testo base. Spiace che in alcune dichiarazioni di pure gentili e simpatici colleghi dell'opposizione sia sfuggita questa nostra delicatezza istituzionale e si siano usati aggettivi decisamente inappropriati. Tipo? Non li vuole ripetere, no? Tipo comportamento indecente della maggioranza assente, eccetera. Ma siccome non è mia abitudine Perché voi non avevate votato. nascondermi dietro un dito, allora aggiungo che la maggioranza ritiene che questo utilizzo del MES come strumento di lotta politica interna sia un approccio completamente sbagliato a quella che è una grande questione europea ed è una grande questione del nostro paese. Usare la politica estera per motivi di tattica politica interna è sempre un gravissimo errore. Noi non l'abbiamo mai fatto quando eravamo all'opposizione, mi piacerebbe che l'opposizione non lo facesse nei nostri confronti, perché non fa un danno a noi così facendo, ma fa un danno al paese. Siccome queste proposte di legge sono degli atti chiaramente strumentali, volti a fare una forzatura su un processo decisionale che, come l'opposizione sa benissimo, è molto più ampio e molto più complesso, ripeto, proprio per sottrarci a questa logica di strumentalizzazione del problema, abbiamo preferito essere assenti e noi non parteciperemo a tutto ciò che riconduce le scelte europee dell'Italia a goffi tentativi di tattica parlamentare. Adesso che succede dopo questa votazione del testo base, delle sole opposizioni? Non succede nulla di diverso da quello che succede per qualunque altro provvedimento. Ci saranno i pareri delle altre commissioni, poi eventualmente ci sarà un mandato al relatore a riferire in aula. È la normale prassi parlamentare In aula verrà fondato. di qualunque provvedimento. Questo non lo Come è successo, decidiamo. per esempio, alla fine della scorsa legislatura sul disegno di legge sul presidenzialismo. Allora, quello che succederà in aula lo decideranno i capigruppo a Certo. suo tempo Certo. e io non sono in grado né di anticiparlo né di prevederlo. Spero che il livello della discussione però si elevi e si parli delle grandi scelte europee dell'Italia, MES compreso, e non si parli di queste ridicole Certo, questioni certo, di procedura certo. parlamentare che non Certo. interessano veramente a nessuno. Grazie. Sulle... Va bene, grazie a Andrea Orsini, capogruppo di Forza Italia in Commissione Esteri. Grazie a lei, grazie agli ascoltatori di Radio Radicale.